Siamo qua per il secondo giorno della serie dei 7 giorni di ginnastica. Allora, oggi vedremo invece i chest to bar. Io sono Bruno Bardalez, sono un coach di CrossFit Level 2 con più di 6 anni di esperienza. Se vi siete persi il primo video, vi lascio qua sotto il link in descrizione così potete andare a vederlo. In questo video quindi, raga, andremo a vedere gli strict chest to bar, i keeping chest to bar e i butterfly chest to bar. Vamos. Partiamo sempre facendo gli strict chest to bar. Come vi ho detto ieri per i pull up, importante che allenate entrambi, cioè sia il keeping, i butterfly, però anche che lavoriate sulla vostra forza, ok? Quindi fare i strict chest to bar sono importanti perché dovete comunque riuscire a creare quella forza solo con le vostre braccia senza dover avere un aiuto. Si parla dalla clavicola in giù. Adesso ve ne faccio vedere due o tre di strict chest to bar. Solo di pull up un po' più potenti, dovete arrivare però al petto. Allenatevi ragazzi, perché veramente più siete forti nello strict, meglio renderete facendo i keeping e i butterfly. Adesso andiamo a vedere i keeping chest to bar. Keeping chest to bar sono identici ai pull up che abbiamo visto ieri. Che cosa cambia? La spinta del bacino deve essere più poderosa. Qua probabilmente sarà ancora più semplice capire che ti devo spingere via dalla sbarra, perché andando a toccare con il petto ogni volta, per forza per scendere non posso andare dritto, perché sennò mi prendo la sbarra sul mento. Devo per forza pensare a spingermi via. Il movimento non cambia di niente. Arch, ollo, tiro, sono in ollo, arch, tiro, sono in ollo, arch. Tocco col petto e mi spingo via. E come avete visto ragazzi, il movimento non è cambiato come quello che abbiamo visto ieri. Che cosa è cambiato? La potenza che ho usato con il bacino per salire e la tirata delle mie braccia, che a posto di arrivare sotto il mento siamo arrivati almeno al petto. Di solito i chest to bar sono più semplici da capire, perché? Perché con quella forza che arrivi con il petto per forza ti devi spingere via. Adesso ragazzi andiamo a vedere i butterfly chest to bar. Sono identici ai butterfly pull up che abbiamo visto ieri. Il movimento non cambia. Che cosa cambia? La forza. Dobbiamo andare ancora più lontano, ok? Più lontano, più lontano, più lontano, per poi scendere e toccare con il petto, a posto che solo superare il mento. Adesso ve le faccio vedere due o tre e poi vi do un paio di tips che potete utilizzare. Ora, per quanto riguarda i butterfly chest to bar, immaginate di avere quella sbarra. Lontano, 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 lontano. Cerco quasi di toccare la mia schiena, il muro, bello alto e poi scendo. Il movimento non cambia. Pensate solamente ad andare lontano, alto e poi cadere dentro. E ricordate che il movimento finisce sempre in ollo. Quindi quando scendo, pum, ollo. Per poter ripartire. Perché se non andate in ollo, perdete il ritmo. Ci vediamo domani ragazzi per il prossimo video, che andremo a parlare dei toes to bar, ok? Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Inviate qualcuno che ha bisogno di imparare a fare i chest to bar. Ci vediamo domani, l'occhio non bucio, besitos.